Più presto passare al tema preciso della mia presentazione, noi però voglio dire abbiamo, diciamo, per spiegarvi un po' la sequenza di questo ciclo, abbiamo invitato, cioè non siamo solo noi diciamo dello staff a svolgere queste presentazioni di questi incontri, abbiamo chiamato dei portavoce di tutto ciò, di alcuni aspetti da fuori, che sono sia docenti che rappresentanti del mondo delle professioni. E quindi, volendo fare una carrellata di quello che si tratterà in questi incontri, ci sarà, perché così vi do un minimo di orientamento, ci sarà una parte dedicata appunto alle gallerie come diciamo, infrastruttura che è utile chiaramente a velocizzare le connessioni, i trasporti, ma anche a ridurre l'impatto dell'inquinamento. È fortissima ormai la richiesta da parte delle nuove generazioni, che veramente, al di là della, diciamo, della cronaca o di quello che si legge sui giornali, è già passata totalmente nelle istituzioni e nel mondo delle professioni. E a questo riguardo vedete la proposta di questa giornata di studio che avverrà il 17 dicembre, che sarà un'intera giornata dedicata alla costruzione di una delle gallerie più recenti del Meridione, che è in effetti una galleria idraulica volta a quella galleria Pavoncelli dell'acquedotto pugliese, che è comunque è stata un'opera tra le più difficili dell'ultimo decennio, perché in materiali molto complessi, quali sono quelli del nostro Appennino. Poi, diciamo, sempre per misurarsi con le problematiche di energie rinnovabili, voi penserete: ma che c'entra l'energia, ad esempio? Chiaramente noi stiamo prospettando tutto ciò dal nostro punto di vista geotecnico, con l'auspicio però di darvi una visione prospettica su tutta l'ingegneria civile. L'auspicio è che questi cicli di incontri degli anni prossimi siano, diciamo, a più ampio spettro e questa iniziativa coinvolga tutti i settori dell'ingegneria civile. Ma voi vi potrete chiedere: che c'entra la geotecnica con le paleoliche, no? Molti dei vostri colleghi nel nord Europa stanno tutti impegnati nella progettazione delle numerosissime selve di paleoliche che stanno invadendo i mari del nord, perché le fondazioni delle paleoliche, fondazioni su pali, sono tra le più difficili, perché si tratta di fondazioni a forte carico eccentrico con forte spinte laterali, e quindi la geotecnica sì è fondamentalmente necessaria, perché se no la paleolica non la puoi costruire. Per non parlare di come le fondazioni oggi siano anche fonte di energia, c'è una fortissima attività in relazione ai pali che funzionano come trasmettitori di calore e quindi di scambio geotermico con l'ammasso, sempre nella visione del risparmio energetico. No, ho visto il professor Belviso qui nell'audience, diciamo, pensavo fosse il corpo studentesco, però... Per equilibrare l'età. E quindi sui pali avremo, diciamo, la lezione del professor Mandolini, appunto una visione moderna dell'ingegneria delle fondazioni, per dare un occhio anche a questo aspetto. Ho dimenticato di dire prima, l'ingegnere Eliano Romani, che ci fa il pregio di venire poi qui il 2 dicembre, che tratterà invece, sempre per gallerie, della metro C di Roma. Scusate, avevo saltato. E ancora lo stoccaggio delle scorie nucleari, sempre nella logica della, diciamo, mitigazione degli effetti di tutto quello che è stato fatto nel secolo scorso, no? E quindi lo stoccaggio delle scorie naturali è una problematica fortemente geotecnica, perché si tratta di riuscire a sigillare queste fonti di inquinamento in profondità. C'è tantissima ricerca, ma anche applicazione, non tanto in Italia, che il nucleare non l'ha accettato da tempo, ma
in Europa e nel Nord Europa su questa tematica. E per passare poi alle dighe e a tutta la problematica, chiaramente le dighe sono delle opere ove in terra, primariamente di carattere geotecnico, ma anche quando in calcestruzzo armato, sono delle opere di fortissimo impatto ambientale, per le quali poi è l'intero bacino che cambia vita e quindi cambia equilibri e di cui si deve salvaguardare la sicurezza. E oggi, ad esempio, richiamando quello che ho detto prima, cioè la difesa dell'esistente, c'è un problema di riqualificazione sismica di tutte queste grandi opere di dighe di cui parlerà la prossima settimana il professor Elia. E infine c'è la tematica oltremodo ricorrente nel nostro paese, tra qualche giorno incominceremo a sentirne sempre di più, del dissesto idrogeologico e quindi la difesa esistente perché è messo a rischio, cioè perché è elemento esposto a quelle che sono alluvioni, frane, colate, e di cui diciamo farò qualche cenno io in questa presentazione di oggi, ma poi citato nella locandina che è stata diffusa, c'è ad esempio un convegno, una giornata di studi il 24 gennaio mi pare, che verterà tutto su questa problematica. Ora diciamo rispetto a tutta questa problematica di sicurezza, diciamo se ne parla da tempo, ma finalmente io dico l'ONU si è svegliato, perché finanche le Nazioni Unite guardano a questi problemi non più invocando solo le costruzioni green o problematiche di carattere sociologico, ma chiedono agli ingegneri le soluzioni. Da un po' le chiedono agli ingegneri, come potete vedere se navigate in internet e cercate questo UNDR, che è l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio da disastri. E se diciamo ormai esiste una piattaforma mondiale che monitora come in tutti i paesi si stiano svolgendo azioni volte alla salvaguardia di quello che abbiamo detto sinora, cioè difesa, sicurezza, e ci sono dei report annuali che riportano le attività e anche gli approcci, le nuove prospettive. E in questi report Politecnico c'è, per quanto riguarda in particolare le frani, ma diciamo complessivamente potrete riscontrare ridefinizioni di cosa sia il rischio, in generale che sia un rischio non specifico di un singolo fenomeno, posso dire alluvioni o frane, ma un rischio anche da pandemia, cioè rischio finanziario, sempre visto in una logica globale in cui diciamo, l'analisi dei processi è molto richiesta fino anche a questo livello. Vi chiederete, ma ok, io però sono preoccupato di che lavoro andrò a fare, no? Cioè qual è la mia prospettiva? Nel momento in cui mi armo e mi sforzo di acquisire tutte queste conoscenze, trovo lavoro? Questa è sempre chiaramente la domanda ansiosa, ansiogena di tutti. E beh, forse è bene che questa è più una tematica da giornata dell'orientamento, ma giusto perché scarrellare quello che appunto in quella occasione avete visto, i vostri colleghi che fanno ingegneria civile e si fortificano secondo questi approcci, il lavoro lo trovano, non sono opere lontane, hanno sufficiente solida formazione per misurarsi con tutti questi ambiti, che sia dall'indagine al calcolo alla consulenza alla vita in cantiere, vicini o lontani rispetto alla Puglia. Ora la normativa, questa forse è la parte più arida, io non sono granché amante delle normative, però diciamo è di rilievo che nelle norme tecniche nazionali ci sia questa visione che ho citato sinora, perché appunto c'è una parte normativa che volge alla verifica di come l'opera sia sicura in interazione con i fenomeni al contorno. E possiamo semplicemente in maniera più sintetica dire che per questa sicurezza bisogna conoscere
ora da ingegneri, i fenomeni idraulici e meccanici che agiscono al contorno dell'opera. E dove chiaramente nell'ammasso con cui l'opera interagisce, e quindi bisogna avere solide basi in campo idraulico meccanico, di cui poi la geotecnica arriva dopo, come voi sapete anche dalle propedeuticità, fondamentalmente ci richiama tutti a questo famoso sforzo efficace che è lo stato tensionale nei terreni e che diciamo, riunisce quella che è la consapevolezza della sicurezza, che è una sicurezza che, diciamo, nella meccanica del solido e nella meccanica del liquido.